street food, musica, cooking show, cantine aperte. Questo il ricchissimo programma di Chianti Classico è, il festival organizzato dal consorzio Vino Chianti Classico, che animerà le campagne e i borghi dove nasce il Gallo Nero dal 24 maggio al 2 giugno. Il tema di questa edizione è Experience, con una serie di eventi per sperimentare e vivere in maniera davvero speciale le produzioni vinicole e il territorio, come i profumi di Lamole, dove saranno i produttori protagonisti, mentre a Radden Chianti lo splendido convento di Santa Maria al Prato ospita un grande spettacolo di cucina, Lady Food e Mr. Wine, dove a sfidarsi sarà un gruppo di chef tutto al femminile. L'altra iniziativa che ormai ha preso molto piede è il cosiddetto Palio delle Massaie, questa gara fra le massaie del nostro territorio che si sfideranno in una semifinale e una finale. Le novità sono sicuramente due, una specie di cooking show con degli chef che sono delle signore, quindi delle donne, tutto al femminile, che diciamo cucineranno proporremo un abbinamento con i nostri vini del Chianti Classico Gallo Nero. E un'altra cosa interessante è questa Gran Fondo del Gallo Nero, una corsa ciclistica che avrà due percorsi. Uno lo abbiamo chiamato Gallo Nero perché è un po' più duro, è chiaro, tutto per amatoriali. Il secondo è Gallo Bianco, che ha un percorso veramente per tutti, per cui su tutto il territorio del nostro Chianti Classico i cicloturisti avranno la possibilità di divertirsi come vogliono e nel modo migliore. Da non perdere dal 7 al 9 giugno a San Casciano, la terza edizione di Gallo Nero e Street Food, dove il vino incontra il cibo di strada di tutta Italia, dal fritto ascolano agli arancini siciliani, con musica dal vivo per tutta la sera dalle 19 in poi. Una grande festa che è l'occasione giusta per conoscere uno degli angoli più belli e rinomati della Toscana, dove viene prodotto un vino che è uno dei simboli dell'enogastronomia del nostro paese. Sicuramente il Classico è uno dei grandi vini della Toscana, i vini di pregio, e stare insieme alla gastronomia e all'artigianato è sicuramente una modalità per valorizzare complessivamente non solo il vino ma anche la Toscana, e quindi credo vada in questo modo ulteriormente rafforzata questa esperienza. Perché? Perché è un modo per rappresentare la Toscana e quello che è il buon vivere toscano.